Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglioncinetto. In questo tutorial vedremo insieme la realizzazione di questo pantaloncino. Questo è un pantaloncino che si realizza molto facilmente utilizzando un filato che già ha all'interno queste variazioni di colore. Quindi quando noi andiamo a lavorare con un punto alto semplicissimo, perché questo è un pantaloncino di una semplicità estrema, noi avremo i cambi di colore che vengono determinati proprio dalla colorazione del filato. È un pantaloncino che si realizza davvero in pochissimo tempo, è molto semplice perché vi dicevo utilizza soltanto catenella e maglia alta. L'unica particolarità che ho voluto aggiungere, come vedete, è l'applicazione del simbolo della pace, un simbolo che ho realizzato a uncinetto che poi ho applicato con una tecnica, diciamo una tecnica, una modalità che vedrete alla fine, proprio per evitare che, nonostante la lavorazione diciamo abbastanza rada del punto alto, si staccasse cucendo in maniera tradizionale. Questo lo vedremo alla fine del video. Questo che ho realizzato è una taglia 42 abbondante, ha una circonferenza di 96 centimetri circa, 96, sì, circa 96 centimetri, e la misura che dovete prendere come riferimento quando create questo pantaloncino è quella dei fianchi, perché chiaramente deve passare dai fianchi, anche se poi la vita è chiaramente più stretta. Quindi, per ovviare al problema della vita un po' larga, anche se rimane bassa, ho fatto dei passanti per poi mettere questa cinturetta che lo stringe leggermente. È un pantaloncino che potete modificare come volete, quindi la misura la potete modificare come volete in questo modo. Quindi prendete la circonferenza dei fianchi e questa deve essere la misura della circonferenza dei fianchi. Vedrete che il pantaloncino si realizza in due pezzi uguali, quindi ogni pezzo deve avere come numero di riferimento la metà della circonferenza dei fianchi. Da lì poi lavorerete per gestire le due metà e poi per creare il vostro pantaloncino. Anche la lunghezza può essere variata, quindi se volete una vita più alta potete fare più giri prima di arrivare alla delimitazione, quindi alla formazione del cavallo. Non ci sono altre particolarità, vedrete che è veramente veramente semplice. L'unica cosa che adesso devo fare è illustrarvi i materiali. Io ho utilizzato questo cotone, questo misto cotone, è un misto cotone che io ho già utilizzato in un colore solido, quindi in una tintonita. Adesso ho voluto utilizzarlo, si chiama Yarnart Jeans Crazy. E io ho utilizzato per altri progetti gli Yarnart Jeans normale, ha la stessa metratura dell'altro e quindi la stessa composizione. Dunque abbiamo 55% cotone e 45% PAC, che è una fibra acrilica, sono 50 grammi per 160 metri. Qua consiglio un uncinetto 3-3,5. Io in realtà ho utilizzato un uncinetto del numero 4 perché ho la mano molto stretta e quindi la lavorazione così viene più morbida. Nel caso in cui doveste avere una mano più morbida della mia, vi consiglio di utilizzare l'uncinetto che è consigliato per il gomitolo. Di questi gomitoli ce ne sono voluti tre. Ho avanzato soltanto questo pezzettino qui per una taglia S abbondante, tra S ed M. E poi ovviamente sono necessari un paio di forbici, il metro per misurare sia la vostra circonferenza che poi il campione che realizzate, e un ago da lana per poi mettere dentro le codine. Credo a questo punto di avervi detto tutto, quindi vi lascio, non prima di avervi ricordato, se non l'aveste ancora fatto, di iscrivervi al canale e cliccare la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. E adesso vi lascio al tutorial. Siamo pronti ad iniziare. Io adesso vi farò vedere l'inizio su un campione ridotto perché sono andata un po' avanti e quindi volevo farvi vedere com'è l'avvio con la catenella e il giro della riga. Quindi vi faccio vedere, insomma, su un numero ridotto di catenelle per chi non avesse dimestichezza con l'uncinetto. Quindi, per il progetto originale servono 88 catenelle. A partire dalla terza catenella facciamo un punto alto, quindi saltiamo le prime due catenelle e nella terza facciamo un punto alto. Una, due, tre, cinque,
e così via fino ad arrivare al numero di maglie necessario, che sono 86. Adesso vi faccio vedere qualche maglia alta, non so se avete dimestichezza, comunque per la maglia alta prendere il filo, passarlo sull'uncinetto, entrare nella solina della catenella, pescare il filo, tirarlo fuori attraverso la solina, filo sull'uncinetto, chiudere due asoline, filo sull'uncinetto, chiudere altre due asoline. E così andando avanti, ne facciamo un altro lentamente, filo sull'uncinetto, entriamo nella solina della catenella, peschiamo il filo da dietro, usciamo dalla solina, filo sull'uncinetto, chiudiamo due soline e abbiamo chiuso il punto. E così andiamo avanti. Perché ve lo voglio fare vedere, vi voglio fare vedere questo giro in formato ridotto? Perché vi voglio fare vedere come fare venire i bordi perfettamente dritti. E adesso magari non le facciamo neanche tutte le catenelle. Ne facciamo altre 5 o 6. E dopodiché giriamo il lavoro. Allora. Direi che ci siamo. Adesso facciamo una e due catenelle e rientriamo subito nella solina, nella primissima solina che troviamo. In questo modo il bordo viene tutto dritto. La stessa cosa abbiamo fatto qua quando abbiamo lasciato due catenelle. Noi entreremo nel primo punto alto, tralasciando le due catenelle, e quello sarà l'ultimo punto che faremo. E così il bordo viene perfettamente dritto e non frastagliato. Ecco qua, vedete come è dritto il bordo. Allora, a questo punto direi che vale la pena di proseguire in questo modo. Allora, teniamo conto che noi lavoriamo su 86 maglie alte per un totale di 18 giri. Al 19° giro opereremo una modifica e adesso ve la faccio vedere. Io intanto qua mi sono portata avanti e il pezzo l'ho fatto, quindi qua abbiamo il pezzo che è costituito da 86 maglie alte e 18 giri completi. Io sto facendo il 19°, finiamo insieme il 19°, perché alla fine del 19° faremo una modifica. Faccio tutte le mie maglie alte. In questo modo. Vado avanti. E faccio tutte le mie maglie alte fino alla fine. Vi ricordo che stiamo lavorando su 86 maglie alte. Nel frattempo siamo anche quasi alla fine del gomitolo, vedete? Ecco qua, ci siamo. Adesso ci restano le ultime due maglie, quindi cosa facciamo? Sulla penultima maglia andiamo a lavorare due maglie alte insieme, una e due, cioè due maglie alte nello stesso punto, non chiuse insieme, e poi lavoriamo l'ultima maglia. Facciamo le nostre due catenelle che vi ho fatto vedere prima e giriamo il lavoro. Una volta girato il lavoro, nella primissima maglia andremo a lavorare una maglia alta, nella successiva maglia alta andremo a lavorare due maglie alte. Questo serve per sagomare la parte davanti e la parte dietro del pantaloncino, sapete, il cavallo praticamente, serve per sagomare il cavallo. Adesso proseguiamo fino alla fine del giro e queste che abbiamo iniziato, questi aumenti che abbiamo iniziato sono sulla parte posteriore, perché faremo 6 aumenti sul retro, proprio per seguire la linea del fondoschiena,
e 3 aumenti sul davanti per modellare appunto la parte del cavallo anteriore. Allora io adesso finisco il giro, incomincio l'altro e dopodiché ci vediamo alla fine del giro per farvi vedere i nuovi aumenti da questa parte e poi gli aumenti al terzo giro, quindi al quarto giro, finito il terzo giro, al quarto giro andranno fatti pure dall'altra parte. Ci vediamo dopo. Allora, ho fatto il giro, come vi dicevo, ho fatto tutto il giro completo, da questa parte non ho fatto aumenti, adesso torno dalla parte dove ho già fatto i due aumenti e devo fare un terzo aumento, adesso lo facciamo insieme. Quindi questo è il terzo giro di aumenti che facciamo soltanto da una parte. Facciamo soltanto da questa parte qui. Questo è il penultimo punto e facciamo una e due maglie alte. Dopodiché facciamo l'ultima maglia alta, 2 catenelle, giriamo il lavoro e facciamo il quarto aumento. Questo è il quarto giro, il che significa che faremo l'aumento non solo da questa parte ma anche dall'altra parte, perché iniziano gli aumenti della parte posteriore che anziché essere 6, e qua ne abbiamo già 4, sono soltanto 3. Quindi adesso io devo lavorare punto su punto fino alla fine del giro e nel penultimo punto di questo giro andrò a fare un aumento, l'aumento della parte posteriore, mentre questi, vi dicevo, sono gli aumenti, questi qua sono gli aumenti della parte posteriore. Non vi faccio vedere il resto delle maglie alte, vi spiego soltanto che alla fine della lavorazione avremo da questa parte, quindi nella parte posteriore avremo 6 aumenti, nella parte anteriore complessivamente avremo 3 aumenti. Quindi da questo momento in poi, questo è il terz'ultimo giro, dobbiamo fare altri questo giro e altri 2 con aumenti sia da una parte che dall'altra per arrivare a un totale di 3 aumenti nella parte anteriore e 6 aumenti nella parte posteriore. Ci vediamo dopo. Vedete, sono arrivata alla fine del giro, sempre nella penultima maglia vado a fare un aumento, una e due maglie alte, ultima maglia la lavoro normalmente, così, 2 catenelle, giro il lavoro, la prima la lavoro normalmente, nella seconda vado a fare 2 maglie alte e questo è il secondo aumento della parte posteriore, ne manca soltanto uno, quindi questo è il penultimo giro di aumenti. Dopo questo ce ne sarà un terzo con aumenti sia da una parte che dall'altra per un totale di 6 aumenti nella parte posteriore e 3 aumenti nella parte anteriore, dopodiché finiremo con un giro senza aumenti proprio per stabilizzare il lavoro. Allora, io adesso vado avanti, quando avrò finito il pezzo ve lo farò vedere e vi farò un riassunto di quello che abbiamo fatto finora. Ci vediamo dopo. E siamo arrivati alla fine della lavorazione. Come vedete, io adesso ho messo vicini due pezzi perfettamente identici. Questi due pezzi andranno cuciti, le due parti le due parti anteriori in questo modo e le due parti posteriori, e vedrete che si forma proprio il pantalone, il cavallo del pantalone, poi unendo le due parti in questo modo, così. Quindi adesso possiamo scegliere se cucire con ago oppure se cucire con l'uncinetto, questo dipende un po' da voi. Adesso io faccio un po' di prove per vedere quale viene meglio, perché voglio la cucitura più invisibile possibile, poi ci rivediamo per farlo insieme. Allora, alla fine ho fatto un po' di prove e ho deciso di cucire con l'ago, perché l'ago mi dà la possibilità di avere una cucitura che sia parzialmente visibile, quindi minimamente visibile, ma comunque un lavoro piatto che non crea nessun tipo di spessore. Io ho utilizzato per cucire lo stesso cotone che ho utilizzato per la realizzazione del pantaloncino. Se volete un risultato ancora più invisibile, non vi resta che lavorare con un filo di cotone oppure addirittura il filo da pesca. In questa lavorazione qua io non lo ritengo particolarmente indispensabile, per cui ho preferito lavorare con lo stesso cotone. Adesso ho iniziato anche questo lato, vi faccio vedere come cucirlo, ricordandovi che dovete
dovete fare particolare attenzione a fare combaciare bene le righe, perché altrimenti se si sfalsano il lavoro non viene bello da vedere. Allora, vedrete qualcosa di strano, qualcuna di voi se n'è già accorta. Io sono mancina e quindi cucio con la sinistra. Vi chiederete perché lavoro con la destra e perché mi hanno insegnato con la destra e mi hanno detto che non era possibile insegnarmi con la sinistra a lavorare all'uncinetto, per cui per amore dell'uncinetto ho deciso di sforzarmi e di imparare con la destra. Non che alla fine mi sia andata male, perché insomma sono riuscita comunque a lavorare, però comunque è stata una forzatura. Adesso controlliamo man mano se abbiamo fatto un buon lavoro. Sì, finora combaciano tutte le righe, quindi andiamo avanti fino alla fine. Vedete, io cerco di fare combaciare sempre le righe in modo da non sfalsarle e avere così un bel risultato pulito. Faccio un sopragitto, vedete, entro nelle soline più esterne e faccio un sopragitto. Nel frattempo vado avanti. Faccio un sopragitto e lavoro cucendo una parte e l'altra sulle soline esterne, in modo che appunto il filo comunque si veda il meno possibile. Un pochino si vede, eh? Abbiamo visto, lo rivediamo se volete, un pochino si vede ma non è particolarmente evidente, guardate, vedete, si vede ma è veramente impercettibile, si vede di più dove c'è lo scuro sulla parte chiara, ma per il resto si vede veramente poco. Adesso io continuo a cucire fino alla fine e non vi trattengo oltre sotto la telecamera, e poi ci vediamo per cominciare a fare la gamba del pantalone. Anzi, già che ci siamo, direi di finire insieme, così vi faccio vedere, perché dobbiamo unire anche la parte dietro con la parte davanti, naturalmente. Non tirate troppo il filo, mi raccomando, perché altrimenti si increspa un po' il lavoro. Dovete lasciarlo morbido, non molle, morbido, non troppo tirato, ma assicurato bene. Ecco, detto questo, siamo quasi alla fine. Vedete, io sto cercando di fare combaciare tutte le righe. Ecco, la difficoltà del lavorare con la mano sinistra è quella che effettivamente poi va a coprire un po' il lavoro, però penso che si veda bene. Sto cercando di non fare sovrapporre il filo al lavoro, in modo che possiate vedere il più possibile come proseguire nella lavorazione. Dai che ci siamo. Allora, eccoci qua, l'ultimo paio di punti, anche 3-4 direi, vediamo, 1, due, e vi dicevo 3-4, 3, 4, facciamo l'ultimo così. E a questo punto, per dargli proprio la forma del pantaloncino, dobbiamo unire questa parte qui con questa parte qui. Vedete? E così ha la forma del pantaloncino. Allora, se volete, per guadagnare ancora un po' di ampiezza, potete fare delle catenelle. Io preferisco lasciarlo così, così rimane aderente il pantaloncino. Un nodino qua, poi dopo fisserò tutti i fili. Ok, stacchiamo il filo e a questo punto possiamo riprendere il nostro uncinetto per qui, girare il lavoro sul davanti,
che adesso ne abbiamo lavorato sul rovescio, quindi lo mettiamo dal dritto così. Vedete, la parte sul retro è più lunga, la parte sul davanti è più corta. E fare lavorare le gambe. Fatta la cucitura, dobbiamo adesso lavorare alla gamba del pantalone. Vedete, io ho mantenuto la lavorazione in giri di andata e ritorno proprio per mantenere una continuità con quanto era stato fatto prima, e adesso vi faccio vedere come. Inoltre, per far sì che sulla coscia risultasse aderente e non troppo allargato, ho fatto in modo da restringere la circonferenza della gamba, e adesso vi faccio vedere come. Allora, prendiamo il nostro filato. Dopo averlo fatto da una parte, lo facciamo esattamente la stessa lavorazione dall'altra. Entriamo, facciamo il cappiettino sull'uncinetto in questo modo qui, entriamo nel primo punto disponibile e facciamo allora, ecco qua, siamo entrati tutti e due, facciamo una maglia bassa così, poi facciamo una catenella. Prendiamo la codina di lavorazione e la lavoriamo. Nel punto successivo, quindi non nello stesso punto, facciamo una maglia alta. Quindi maglia bassa e catenella una sola, quindi questi due punti diventano uno. Proseguiamo lavorando un punto alto per ogni punto del giro precedente. Segniamo quanti sono stati i punti nell'altra gamba perché dobbiamo mantenere lo stesso numero di maglie alte. Adesso io proseguo per tutto il giro facendo una maglia alta per ogni maglia alta del giro precedente. Sono arrivata alla fine del giro, adesso faccio gli ultimi punti. E poi le ultime due maglie, una è questa non la chiudo e l'altra la metto qua e non la chiudo insieme a quella che ho lavorato prima. E così ho finito il giro, quindi le ultime due maglie le lavoro insieme, appunto perché devo restringere la circonferenza. Adesso cosa faccio? Entro nella prima maglia, quindi salto la maglia bassa e la catenella, entro nella prima maglia alta e faccio una maglia bassissima, faccio una e due catenelle e giro il lavoro. Non rientro dove sono appena entrata, ma entro nella maglia successiva e faccio una maglia alta. In questo modo, appunto, le due catenelle non contano come punto, ho saltato la maglia di base e quindi vado a fare una maglia come se fosse una maglia due maglie alte chiuse insieme, e rifaccio la stessa cosa da questa parte. Quindi a inizio e a fine giro le ultime due maglie o le prime due maglie vanno lavorate insieme. Le prime due maglie vanno lavorate come vi ho appena fatto vedere, quindi faccio due catenelle e poi la maglia alta nel punto successivo. Le due catenelle non contano come maglia e la maglia alta nel punto successivo
praticamente sarà la prima che io considererò quando avrò concluso il giro. Le ultime due maglie del giro invece si lavorano insieme, si fanno due maglie alte non chiuse e poi si chiudono insieme. Io adesso proseguo e vi faccio vedere poi l'inizio del prossimo giro. Sono arrivata alla fine del giro, così vi faccio vedere la fine di questo giro e l'inizio del successivo. Allora, le ultime due maglie, come vi dicevo, si lavorano insieme, quindi faccio una maglia alta non chiusa, poi faccio un'altra maglia alta e la chiudo insieme alla precedente. Entro nella prima maglia alta, quindi saltando la maglia bassa e la catenella, e faccio una maglia bassissima in questa maniera. Faccio una maglia bassissima, faccio una e due catenelle, giro il lavoro, salto quella dove sono entrata con la maglia bassissima e vado a lavorare nella successiva, e così ho ridotto ancora una maglia. Questa cosa qua la faccio per 1 2 3 4 5, allora aspettate un attimo, 1 2 3 4 5 giri. Il quinto giro però non faccio nessuna diminuzione, faccio soltanto 5 giri senza la diminuzione, scusate, 4 con la diminuzione e 1 senza la diminuzione, e così ho completato la gamba. Ci vediamo alla fine del giro, così vi faccio vedere il risultato finale. Come vedete, ho terminato di lavorare alle gambe. Adesso dobbiamo fare l'ultima rifinitura, che è sulla cinturetta. Io sto lavorando sul retro del pantaloncino per iniziare il mio lavoro e farò questo tipo di lavoro qua. Guardate, allora. Poi fisserò bene tutti i fili, anzi questo qua l'ho lasciato un po' corto, lo lascerò un po' più lunghettino. Così. Allora, inizio in un punto e faccio, prendo il punto alto entrando da dietro e faccio una maglia bassa, una semplice maglia bassa. E poi faccio una e due maglie alte, scusate, una e due catenelle più una terza catenella, che serve come separazione. Salto il punto successivo e vado a prendere in rilievo quello dopo. Catenella di separazione, salto il punto successivo e vado a prendere quello dopo. Catenella di separazione, salto e prendo quello dopo. In questo modo vedete che si forma questa catenella in rilievo, questa serie di archetti in rilievo attraverso i quali poi farò passare la cinturetta per stringerli un po', perché vedete la larghezza è quella dei fianchi, questa è una 42 un po' abbondantina, la larghezza è quella dei fianchi, ma in vita sappiamo che dobbiamo restringere un pochino, e come facciamo? Mettendo una cinturetta. Quindi facciamo questo bordo di rifinitura, che è composto sostanzialmente da questo giro fatto con una maglia in rilievo e una saltata con una catenella di separazione, maglia in rilievo così, catenella, maglia saltata, nuova maglia in rilievo, quindi uno sì e uno no, ne lavoriamo in rilievo con una catenella di separazione. E dopodiché il giro successivo sarà un giro semplicemente di maglie alte che verranno fatte una nell'archetto di una catenella e una sulla maglia alta del giro sottostante, quindi niente di particolarmente complicato. Adesso vi faccio vedere due punti in rilievo, così poi io proseguo autonomamente. Ci vediamo alla fine del giro di maglie alte, giusto per farvi vedere il passaggio, ma non c'è niente di complicato. Allora, concentriamoci sulla maglia in rilievo. Io faccio la mia catenella di separazione, salto la maglia successiva per fare la mia maglia in rilievo, entro dal davanti verso il retro ed esco nuovamente sul davanti, lasciando l'asticina della maglia alta sull'uncinetto, passo il filo sull'uncinetto e lo faccio passare attraverso l'astina della maglia alta, no scusate, metto il filo sull'uncinetto, entro sul retro del lavoro, esco sul davanti lasciando l'asta della maglia alta sull'uncinetto, passo il filo sull'uncinetto, lo passo attraverso l'astina e quindi ho tre asoline sul ferro, sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, ne sfilo due, filo sull'uncinetto, chiudo il punto. Rifacciamolo con un po' meno confusione. Allora, filo sull'uncinetto, salto la maglia successiva, entro in quella dopo, sul retro, esco sul davanti lasciando la maglia alta sull'uncinetto,
filo sull'uncinetto, sfilo la solina attraverso la maglia alta, filo sull'uncinetto, due asole, filo sull'uncinetto, chiudo il punto e così via per tutto il giro. Il giro successivo, come vi dicevo, sarà un giro di maglie alte realizzate una sulla maglia alta del giro precedente e l'altra nell'archetto di una catenella. Ma ci vediamo dopo perché questo passaggio è abbastanza intuitivo, direi. A dopo. Vi faccio vedere come ho fatto l'ultimo giro. Allora, vedete, questo qua era il giro in cui ho fatto il punto in rilievo e la catenella, quindi ho creato questa sorta di archetti, no? Poi, quando ho fatto l'ultimo giro, come vi dicevo, non vi ho fatto vedere perché non c'è nessun passaggio particolarmente critico. Quando ho fatto l'ultimo giro, semplicemente mi sono limitata a fare una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente e una maglia alta nell'archetto di una catenella. Dopodiché, unendo due fili di colore che richiama quello del mix di colori del cotone che ho utilizzato, ho fatto una catenella. Quindi ho utilizzato un uncinetto un po' più grosso per fare una catenella con due fili messi insieme, con due sfumature che richiamano appunto i colori che sono stati usati per il pantaloncino, e dopodiché ho terminato il lavoro facendolo passare appunto negli archetti passanti che avevo creato prima. L'ultima cosa che ho fatto, perché volevo aggiungere una nota un po' particolare, è stato aggiungere questo logo. Questo è il simbolo della pace. Volevo proprio utilizzare il simbolo della pace, sia perché insomma in questo momento è di strettissima attualità e magari fosse così, un po' perché comunque ricorda anche l'estate, le riunioni sulla spiaggia, i falò, questi consessi di giovani che sono comunque molto, molto belli e molto allegri, molto colorati pieni di musica e risate, insomma. Quindi mi chiamava proprio l'estate e il divertimento estivo. Detto questo, direi che il progetto è finito. L'unica cosa che volevo dirvi, se probabilmente farò anche il tutorial di questo, anche se è semplicissimo, ve lo posso spiegare così, però se dovesse servire comunque un mini tutorial lo farò. È semplicemente una circonferenza fatta con un cerchio fatto con la tecnica dell'amigurumi, quindi aumentando di 6 maglie basse per ogni giro, e poi l'ultimo giro l'ho fatto con un colore contrastante, in questo caso il nero, proprio perché è il colore del simbolo della pace, e poi ho ricamato a mano con l'ago da lana il simbolo all'interno del cerchio. Poi, anche se non è venuto benissimo, diciamo, come attaccatura, ho utilizzato del filo nero proprio perché non volevo che si vedesse, ma comunque lo rifarò con il filo trasparente. Il pezzo al pantaloncino, però essendo una lavorazione così a uncinetto, quindi molto rada, rischiavo che il pezzo, non rischiavo, ho fatto la prova e il pezzo si staccava. Quindi cosa ho fatto? Ho semplicemente preso un pezzo di panno Lenci, l'ho messo sotto e poi l'ho ritagliato della forma dopo aver cucito il cerchio. Quindi quello che farò sarà ripassare questo cerchio poi con un filo trasparente in modo che anche all'interno il lavoro venga pulito. Credo di avervi detto tutto arrivato a questo punto. No, l'ultima cosa che volevo dirvi che è volevo ricapitolare come ho lavorato le gambe, perché credo che questo passaggio non sia stato particolarmente chiaro. Allora, io ho lavorato 5 giri, 4 giri in cui ho operato delle diminuzioni, il quinto giro invece senza diminuzioni. Le diminuzioni che ho operato sono nella parte centrale del pantaloncino, quindi in corrispondenza del cavallo, sia da una parte quindi sia all'inizio che alla fine del giro. Quindi per ogni giro ho operato due diminuzioni. Ero partita da 94 maglie meno 8, che sono 4 per 2, sono 86 maglie. Quindi ho concluso l'ultimo giro con 86 maglie da una parte e 86 maglie dall'altra. Questo è un passaggio molto importante che dovete ricordare, perché così le due gambe del pantalone vengono uguali. Adesso vi ho detto veramente tutto, spero che questo progetto vi sia piaciuto, che vi serva da spunto, diciamo, per un pezzo da mettere in valigia per le prossime vacanze, che se sembrano ancora molto lontane, però in realtà, in men che non si dica, arriveranno. È un pezzo che si realizza davvero in pochissimo tempo. Se volete sapere di un gomitolo, mi è avanzato questo pezzettino qua, quindi per una 42 abbondante ho utilizzato tre gomitoli meno quello che vedete qua, quindi diciamo questo poi lo dirò appunto nella presentazione dei materiali, però ve lo ribadisco qua.
E basta, se avete domande, dubbi, perplessità, osservazioni, vi va di lasciare un commento e tutto quanto, vi invito a farlo. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella perché le novità di questo periodo sono veramente tantissime. È come se durante la stagione bella io mi risvegliassi anche creativamente e quindi ho 100.000 idee. Purtroppo devo fare i conti con il numero delle ore limitate durante il giorno, però per quanto possibile vedrete tantissime novità. Quindi vi aspetto ancora sul canale, vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qua e vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Alla prossima!